Ciao a tutti amici e ben ritrovati con me a Cucina con Luca. Oggi vi propongo un secondo di pesce in umido, quindi questi bellissimi polipetti, eccoli qua, che davvero affogati nel pomodoro e magari con due patate sono davvero eccezionali. Ma guardate, un'oretta di cottura, qual è la cosa bella di questa ricetta? Che prima di tutto è buonissima e semplicissima da fare. E poi comunque userò soltanto questo tegame qua. Polpetti o polipetti che io ho acquistato già puliti proprio in pescheria. Questi qua davvero vanno solamente sciacquati. Delle patate così, tagliate piuttosto grossolane, tanto comunque in un'oretta di cottura diventeranno belle morbide. Ho sbucciato e tagliato a rondelline delle carote. Diciamo che aumenterò il contorno insieme alle patate anche con queste belle carotine. Una buona passata di pomodoro. E poi magari farò un soffrittino con aglio e peperoncino. Poi del sale fino e dell'olio extravergine di oliva. Vado a mettere giù, direi, un paio di cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva qua nella mia casseruola. E adesso metto giù un po' di aglio, sono tre spicchi, tanto li andrò a togliere. Se lo volete tritare va benissimo, eh. Metto già anche un po' di peperoncino, io questi li conosco, uno è più che sufficiente. E visto che alla fine metterò un po' di prezzemolo fresco, ecco i gambetti, invece li vado a soffriggere qua insieme all'aglio e al peperoncino. Dopo un paio di minuti, guardate, l'aglio è rimasto bianco perché come vedete la fiamma è bassissima, però l'olio si è già preso in questi due minuti tutto il sapore del peperoncino, dell'aglio e dei gambi di prezzemolo. Quindi non faccio altro che andare a rimuovere tutto quello che ho messo dentro. Ecco qua, visto che l'olio è già bello insaporito. Naturalmente i semini qua di peperoncino li lascio, Giù con i polipetti. Già lavati, puliti. Sentite che non è altissimo il fuoco, Soltanto adesso vado ad alzare un po' per farli rosolare bene. Ecco qua, questi qua davvero diventeranno piccolissimi, ma è lì bello perché li mangiamo in un boccone dopo. Li faccio rosolare per circa 2 minuti. Quando cambiano colore, praticamente vedete, hanno tirato fuori tutta la loro acqua. Ora vado dentro con le patate e anche con le carote, giro bene e faccio insaporire così per direi un 5 minuti prima di aggiungere la passata di pomodoro. Ora è il momento di aggiungere il pomodoro. Eccolo qua. Vado a mettere un po' di sale, un po' subito e un po' alla fine, perché comunque la salsa si ridurrà un po', visto che abbiamo davanti un'ora di cottura. Una presina di sale gliel'ho data, ora basta, vedete, inizia a bollire, abbasso la fiamma e copro così, lasciando un paio di spiragli di aria qua, in modo che riesca a ridursi un po' la salsa, per circa direi un 45-50 minuti. Dopo verifichiamo ancora se dobbiamo aggiungere il sale, magari il pepe o insomma quello che ci serve. Ecco qua, oramai ho già spento da 10 minuti, così ho fatto riposare. Vedete come si è tirata bene la salsa, ma insomma qua ci vuole anche tanto tanto pane. 40 minuti più 10 che ho lasciato a riposo. E ora per rinfrescare vado con un po' di prezzemolino fresco qua. Eccolo qua, perché ci sta sempre bene in queste diciamo lunghe cotture. Una bella mischiatina qua. Vedete, io come al solito esagero sempre con un po' di salsa, però con questo sughetto fantastico, a parte il pane, ci possiamo insomma buttare giù un bello spaghettino, guardate qua com'è bello denso. Sento un profumino che è pazzesco, guardate. Un pochettino di prezzemolino qua, e guardate che bellissimo piatto di mare, ma soprattutto buonissimo. Eccolo qua, semplicissima ricetta, ma davvero ho sporcato solo un tegame, ma davvero 40-50 minuti di cottura
Guardate qua che meraviglia, eh! Qua ci vogliono i crostoni di pane e col sughetto avanzato, perché no, due gnocchettini, una spaghettata. C'è che vado ad assaggiare. Ecco qua, mi vado a prendere subito, subito, che non vedo l'ora, questo polpettino qua, eh. Se non trovate i polipetti freschi, prendete pure quelli surgelati, eh. Magari li trovate addirittura già puliti anche là, però sciacquateli chiaramente sotto acqua corrente dopo averli fatti scongelare. Andranno bene in ugual modo. Ragazzi, buon appetito e ciao!